Buongiorno ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, sono Mattia Martorelli, è un canale fitness su YouTube. Allora, vi volevo aggiornare perché da un po' che lo dovevo fare sul mio percorso verso le gare. Mancano circa 3 settimane e abbiamo cambiato sia dieta che protocollo d'allenamento. Allora, sono al secondo giorno di 3 giorni di completa scarica, ovvero sono a 100 grammi di carbo, se avete capito bene, 100 grammi. I miei macro sono questi che vi lascio qua: 100 grammi di carbo, 45 grammi di grassi e 230 grammi di proteine. Prima di andarmi ad allenare, che mi allenerò tra pochissimo, ho mangiato una frittata con una fetta di Lerdammer, 5 grammi di mandorle e 200 grammi di asparagi. Tutto quello è cambiato, abbiamo un attimino diminuito l'intensità del lavoro, che era veramente faticoso sia a livello mentale che fisico, e quindi diventava un po' insostenibile con una dieta molto ristretta come quella che sto affrontando io. Per questo motivo abbiamo deciso di scendere un attimino con i carichi e soprattutto con gli esercizi un pochino più impegnativi a livello muscolare, mantenendo sempre però i fondamentali. Infatti ho sempre la panca, lo squat, gli stacchi, perché sono esercizi che non posso e non devo abbandonare. Soprattutto per la mia stazza ho bisogno di spingere tanto, sollevare tanta ghisa per mantenere comunque un buon volume. Rispetto all'anno scorso posso dire che sto scendendo sì con la massa grassa, ma stiamo mantenendo lo stesso dei buoni volumi. Ora chiaramente qua sembro secco, però in pumping è tutta un'altra cosa. Dopo che ho finito di allenarvi vi porto anche con me in McFit, perché devo andare da Fede, che ci dobbiamo vedere, che dobbiamo un attimino sistemare il posing, dobbiamo allenarlo. Non so se avete visto il mio video precedente, però se non l'avete visto andate a vedere, lasciate un bel like. Mi raccomando, lasciate un like anche a questo video, fatelo subito e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Come ben sapete, da un po' che ho iniziato a seguire dei ragazzi, questo perché mi piace un sacco aiutare a far raggiungere gli obiettivi, e oggi vi voglio presentare una persona che avete già visto nei precedenti video, ma che sta migliorando anche non seguendo perfettamente la dieta. Oltre alla sua condizione vi voglio far vedere anche la mia, che diciamo sta migliorando decisamente. No, l'anno scorso ti hai rifatto il petto, quest'anno ti sei fatto tutto. Cioè, capito, sono stato proporzionato, diciamo. Quindi sei diventato bello gruso. Allora mi inizio ad allenare, ma prima vi voglio far vedere un paio di cose. Allora, prima cosa, vi voglio portare un workout qua e quindi devo pensare a cosa fare. E adesso vi faccio vedere il pezzo forte del posto dove mi alleno, dove ogni volta che salgo in palestra questo caldo mi viene l'ansia, mi piglio male, perché guardate cosa potrei fare in verità. Ebbene sì, c'è una bella piscina cristallina, ma ricordatevi che se non ci avete l'addominale è inutile andare in piscina, quindi andate prima a pompare, come sto facendo io. Ora iniziamo ad allenarci, iniziamo subito con panca piano, mi raccomando riscaldatevi. Ora vi lascio poi sopra pressione mentre parlo a scheda, così potete fare uno screenshot e provarla, fatemi sapere come vi sembra, chiaramente sempre se avete provato a fare questo allenamento fuori di testa. Comunque ragazzi, quando scendete tanto di grasso, quando siete in un periodo prolungato di ipocalorica, dove il vostro obiettivo è quello sicuramente di andare a togliere massa grassa dal vostro corpo, state attenti a lavorare male, cioè con carichi alti. I vostri tendini, i vostri nervi, le vostre giunture sono molto meno protette, ci sono molti meno liquidi nel corpo e quindi la possibilità di infortunarsi è decisamente superiore. Anch'io ora andrò a fare panca, ma la farò con un po' meno peso rispetto al previsto. Questo perché, uno, non ho mangiato nulla di carbo, quindi sono chiaramente stanco, e poi perché non mi voglio far male. Già qualche giorno fa ho avuto qualche problemino alla spalla perché mi sono mosso non benissimo e quindi voglio prevenire, perché saltare la gara per una cavolata sinceramente non mi piace. Quindi anche voi state attenti, perché ritornare dagli infortuni o infortunarsi è veramente brutto. Stare fermi fa male. Iniziamo con panca piana, primo esercizio fondamentale del petto. Oggi faremo petto, spalle, tricipiti, e un fondamentale pesante lo beccheremo sempre. Faccio un 3x6, buffer 2, significa che devo tenermi 2 ripetizioni prima di arrivare al cedimento muscolare. Inizio con 100, poi magari aumento oppure probabilmente diminuisco. Yeah.
serie con buffer 2, quindi che non arriviamo a cedimento, poi ne facciamo altre due serie, sempre da 6 ripetizioni, dove invece dovremmo arrivare a cedimento. Mi raccomando, petto in fuori, scapole a due, respirazione importantissima. Secondo esercizio, croce cavi 1-0-4-0, cioè significa indossare 4 secondi in tenuta. Serie e quindi arriverò al cedimento. Ora passiamo a spalle, vi dico tutti gli esercizi adesso, così dopo vi faccio vedere tutto insieme. Il pumping non è il massimo, 20 grammi di carboidrati in corpo, quindi è ovvio che sia così. Ora spalle devo fare lento manubrio in appoggio su panca 60 gradi, 3x6 con buffer di 2, poi lento manubri panca 80 gradi, qua devo fare 2x6 a cedimento, le alzate frontali, prono su panca 60 gradi, 2x10 anche qui tenuta in 4 secondi, quindi sono sdraiato che sono 4 secondi così. Per finire alzate laterali in piedi, 3x60 secondi e andiamo a spaccare pure le spalle. Primo esercizio, un 3x8 e poi un 2x8 a cedimento, French press, presa dritta, mi raccomando gomiti stretti. Ora facciamo un po' di abs fuori. Giusy, sei carico? Sì. Sì. Ora facciamo 3x10, alzata gamba alla sbarra e due serie di plank per il massimo che riusciamo a fare. Iniziamo. We'll be right back.
mangio? Cosa mangio nel pre-workout? Bene, se andando in un supermercato mi prenderò della carne cruda per forza, perché è l'unica proteina che posso mangiare senza cuocerle, sono quelle. E gli shaker purtroppo qua in zona non li vendono. Lo yogurt, brava. Brava. Qua il nostro post workout, lei si è preso un semplicissimo yogurt, io invece che dovevo prendere e assumere un pochino più di proteine mi sono fatto 2 etti di carne rossa cruda e sopra ci ho messo 1 grammo di sale più o meno, poi ho preso dello yogurt greco 0% e mi sono preso anche queste barrette che avete visto in un video scorso, 2, perché devo mangiare un bel po' di prote e stare basso con i carbo. Bene, buon appetito. Le barrette sono incredibili, sono buonissime. Voi che non siete a dieta mangiatele, cioè, fantastiche. Seconda parte del video è arrivato, Fede Sonfit. Bene, ora faccio un po' di posing. Vediamo, mi deve cercare. Speriamo di aver fatto bene i compiti a casa. Speriamo bene, speriamo bene. Molto bene. Poi c'è anche lei. Sempre. Support. Per fortuna abbiamo trovato una bella saletta, tutta disponibile per noi per fare un po' di posing. E simuliamo il palco. Finito, soprattutto quando non mangi è più faticoso del solito. Abbiamo rivisto la routine, abbiamo rivisto le pose main physique e main classic e niente. Io ragazzi vi invito per favore a mettere sempre un bel like a questo video, poi iscrivetevi al canale attivando ovviamente anche la campanella così rimanete sempre aggiornati, scrivetemi un commento qui sotto in modo tale che vi possa rispondere e chiarire i vostri dubbi, seguitemi anche su Instagram perché lì sono sempre molto attivo. Detto ciò ragazzi, grazie di aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima, ciao!